Riccardi l'ha detto, sta facendo un giro per capire fino in fondo quali sono i problemi e quali sono in qualche modo le cose su cui diciamo, intervenire, parlando con gli addetti, con quello straordinario personale a cui si faceva riferimento prima, che tiene alto nonostante una difficoltà di tagli, di scarsezza di risorse e di aumento della domanda da parte degli utenti. Quindi una ricognizione puntuale. Poi credo che alcune razionalizzazioni, cioè va fatto una ricontrattazione con Roma per capire se le risorse della sanità che ci paghiamo tutta noi possiamo gestirle tutte noi o dobbiamo subire, diciamo così, aumenti e, diciamo, e riperimetrazioni come fanno la Corte Costituzionale. Io credo che o ce la paghiamo tutta, però possiamo anche gestire tutti i costi, oppure bisogna ritornarla alla funzione, rientrare nel Servizio Sanitario Nazionale. Primo. Secondo, se dobbiamo gestirla noi e dobbiamo avere il controllo su tutto, bisogna ragionare su questa nuova figura e questa nuova prospettiva che abbiamo, l'aumento delle cronicità. Quindi dobbiamo studiare che diciamo, tutto quello che è cronico non deve essere diciamo, spinto verso l'ospedale, ma tenuto sul territorio con dei presidi che riescono anche ad aumentare la qualità del malato, perché il malato più vicino è alla sua vita normale, più può stare in casa con gli infermieri di comunità, con i prelievi fatti a casa, eccetera, più aumenta la qualità e aumenta anche l'aspettativa di vita, perché sapete che andare in ospedale c'è una in condizione anche psicologica di qualche sentiero è depaurimento. tracciato. Certo, è su questo, quindi dobbiamo andare. E anche forse alcuni doppioni, dico una cosa, anche alcuni doppioni su una regione di 1.200.000 abitanti, immaginare se possiamo mantenere tutta una struttura di voglio dire, di Questa ospedali, me la eccetera. segno. Perché insomma anche su No, quello una perché potrei razionalizzazione, condividerla, però mi segno, ci vediamo tra un però, po'. Antonio, una No, razionalizzazione anche su questo, perché sono risorse che magari rischiano di essere ridondanti su una città, su una regione di 1.200.000 abitanti e possono essere invece molto più utili se consegnate al territorio, come tra l'altro abbiamo detto più volte.